Allora, ecco, ci siamo al numero zero, come lo vorrei chiamare, dal quale partire per poi approfondire in prossimi appuntamenti che mi sembra siano necessari, quello che qui è stato appena delineato. E la visionaria è una parola legata allo sguardo. Lo sguardo delle donne, intenso, appassionato, consapevole, contraddittorio, stupito. E l'intento è quello di rappresentare linguaggi artistici, cinematografici, televisivi e anche al femminile, con un'attenzione anche rivolta alla scrittura e alla letteratura. E, con un focus particolare poi sulle donne che fanno cinema e televisione. Con incontri, proiezioni, discuteremo del potere dello sguardo femminile e di come il genere possa o meno influenzare la narrazione. Ed è questo anche uno dei temi di cui parleremo fra pochissimo, vi lascio la parola. Mi sono accorta anche preparando questo evento di visionarie della necessità delle donne che fanno cinema e televisione non solo di mostrare i propri progetti, ma anche di fare rete, di incrociare i propri pensieri, di fare il punto sullo stato dell'arte oggi. E certo, gli effetti della rivoluzione del MeToo hanno aperto un palcoscenico, una vetrina scintillante, per fortuna hanno reso attuale una riflessione che però viene da molto lontano. E ho cercato di mettere a disposizione la mia esperienza professionale, personale, politica e anche di creare interconnessioni, attraversamenti proprio fra realtà diverse, guardando anche le cose da più punti di vista. E credo che sia necessario anche un proficuo scambio intergenerazionale ed è quello che ho voluto fin dall'inizio, la presenza delle ragazze e dei ragazzi delle scuole di cinema, che sono, alcuni sono presenti già qui sin da ora, che sono parte del progetto, nella costruzione del progetto fin dall'inizio. E in questo senso va anche la presenza delle icone del cinema, della letteratura, donne che hanno segnato il cammino e che in uno scambio intergenerazionale possano fare anche come navigate tesoriere, da mentore a quelle che crescono davanti a loro. E chiudo con i ringraziamenti, che non sono quelli di prassi, ma perché da quando ho iniziato a pensare a questo progetto sono stata simbolicamente riempita di regali, a partire da questo luogo meraviglioso, attraversamento con le sculture di Antonietta Rafael che ci abbracciano e ci salutano dal piano terra. E ringrazio Coop Culture, Palazzo Merulana, la Fondazione Cerasi, Andrea Valeri con il quale ho iniziato a parlare, è il primo con cui ho iniziato a parlare di questo progetto, ma soprattutto la presenza delle icone nel Comitato d'Onore è stato per me un grande onore e sulla base di una relazione di fiducia che rispecchia anche un gesto di affidamento che hanno voluto fare come metodo di trasmissione del sapere intergenerazionale. Dacia Maraini, Piera degli Esposti e Luciana Castellina saranno presenti al nostro terzo appuntamento di questa giornata alle ore 18. Liliana Cavani purtroppo non ha potuto essere qui con noi, ma saluta tutti con grande affetto. E poi la Shirin Neshat, che ci ha donato con una grande generosità le fotografie che vedete, simbolo di visionarie. Per questo ringrazio moltissimo anche le mie amiche Maria Luisa Migliardi e Marilena Francese. E per ultimo Jane Campion. E vorrei anche leggere quello che Jane Campion ci ha inviato, il saluto di Jane Campion, perché è il perfetto attraversamento
a quello al nostro primo incontro. È un saluto brevissimo, ma secondo me è importante leggere perché è veramente toccante. È un momento rivoluzionario per le donne nella nostra industria. Le donne stanno riscattando l'esperienza femminile e creando una donna diversa, una donna che è sfuggita alla gabbia. Questa donna è tenera, ambiziosa, avida, cattiva, insistente, divertente, brillante, piena di rabbia, matta, romantica e stufa. Questa donna è imprevedibile ed emozionante. Le storie che racconta non saranno garbate. Noi amiamo la nostra Jane Austen, ma abbiamo bisogno di Elena Ferrante. La sua scrittura risveglia genuinamente in me qualcosa troppo spesso represso. Senza l'energia delle donne selvagge non c'è espressione di se stessi. Non significa che tutti i nostri scritti debbano essere folli, ma devono avere libertà. Amo lavorare senza sapere cosa potrebbe emergere, su cosa la mia psiche potrebbe impuntarsi. Se ho una speranza è proprio che le donne abbandonino la loro cautela, la loro attenzione, l'ossessione di fare la cosa giusta e sfoggino invece la loro diversità, che esplorino, si divertano, cerchino l'errore geniale e ne traggano vantaggio. I miei migliori auguri per l'evento, avrei amato essere lì con voi in persona come lo sono con lo spirito. Con amore, Jane Campion. Che bello. Io, diciamo, oggi vorrei cominciare, diciamo, facendo un percorso che nella mia testa c'ha una linea, ma diciamo spero che poi si veda. E volevo cominciare da Doriana Leondef, un po' perché Doriana la conosco da tantissimo, abbiamo anche delle comuni origini geografiche, però io credo che Doriana sia un ottimo punto di partenza per parlare di questa cosa, cioè per parlare del fatto che la scrittura femminile in realtà ha due facce, cioè esiste ovviamente la mano femminile che scrive, ma esistono ovviamente anche i personaggi femminili. E io credo che Doriana abbia nel suo percorso rappresentato in modo molto interessante questo doppio aspetto della scrittura femminile, perché appunto a Doriana dobbiamo come Panettulipani, Agata e la Tempesta, Giorni e Nuvole, lei ha scritto per autori come Soldini e Mazzacurati, adesso anche per la televisione, però ecco, il suo sguardo è forse quello che, non so se si può dire più femminile possibile, però che ci ha dato dei personaggi, io penso al personaggio di Panettulipani, che è un personaggio che rimarrà impresso, credo, a tutti quelli che abbiano visto il film. E allora mi chiedevo, parafrasando un titolo di un film che hai scritto, la scrittura femminile esiste? Evidentemente sì, anche se l'aneddoto che tu hai raccontato come introduzione, secondo me è abbastanza significativo ed emblematico, perché io credo che sia, piuttosto che parlare di genere, sia più giusto parlare di sensibilità, no? Di sensibilità femminile. Tu hai citato Pietrangeli, che avrei citato anch'io, assieme chiaramente ad Antonioni, anche a Zurlini, che è considerato un regista minore, però ha dato vita a dei personaggi femminili molto belli, per non parlare poi della letteratura, no? Cioè Anna Karenina, Madame Bovary. È vero che c'erano molte meno donne scrittrici e quindi è un dato. Io poi ho amato moltissimo, e sono state importanti per la mia formazione, delle scrittrici come Grace Paley, come Dorothy Parker, che sono considerate, la cui scrittura è considerata scrittura femminile, però forse è anche un po' riduttivo, magari gli uomini sono meno sensibili e meno partecipi, però diciamo qui andiamo nel campo della, così, proprio della soggettività. E
anch'io ho, diciamo, degli aneddoti riguardo al mestiere, poi, no, della scrittura. A me piace molto questa parola mestiere, che contiene qualcosa di artigianale, no? Cioè di un lavoro manuale, per cui si percepisce anche un compenso, perché si lavora, no, su commissione, quindi questo è onesto riconoscerlo, ed è diverso da professione, no? Quindi noi siamo più accomunati a degli artigiani, a dei falegnami, che non so, a dei medici, la professione di medico, la professione di notaio, no? Invece, insomma, questo low profile io l'ho sempre sentito molto nelle mie corde. E comunque sì, dopo, insomma, alcuni film che ho scritto in cui c'erano protagonisti, personaggi femminili, anche se in Pane e Tulipani poi c'è un grosso coprotagonista, no, maschile. Sì, appunto. Però sono stata spesso chiamata un po' come una specialista. Cioè, a un certo punto mi si diceva, c'è un copione, guarda, è una buona sceneggiatura, però c'è il personaggio femminile così che non è a fuoco, che è un po' debole, ma quindi sai, ci vorrebbe uno sguardo femminile, che però in quel caso diventava quasi uno sguardo chirurgico, no? Perché tu ti sentivi lì come se dovessi così intervenire su questo corpo un po' dolente, no? Un po' difettoso con il bisturi. E questo è impossibile, no? Perché un film, una qualunque forma di narrazione vive di personaggi, sono le loro voci, le loro anime, no? E quindi come fai a concentrarti su quello stando attento, perché poi quelli maschili funzionano e quindi non li devi toccare, non ti azzardare, perché già vanno bene. E però vorrei dire che, appunto, insomma, nel percorso così che ho fatto, in cui appunto sono arrivata un po' tardi alla televisione, alla scrittura seriale, però con grande piacere, perché avendo sempre messo al centro il personaggio, la possibilità di seguire, no, degli archi di personaggi. Adesso, perdonatemi, non c'è presunzione, però quando da ragazzina andai a visitare la casa di Balzac a Parigi, vedere, no, l'albero genealogico così di tutti i personaggi dei suoi romanzi, per me è stata un'emozione grandissima. E in qualche modo avere questa possibilità di non esaurire, no, nell'arco delle due ore, dell'ora e 40 di un film, ma poter andare avanti per più stagioni, seguendo, no, le vite, tutte le evoluzioni, è veramente una cosa affascinante. Poi ci sono tanti personaggi femminili, quindi se molto... Ci sono tanti personaggi femminili, però qui c'è Costanza Quatriglio, con la quale abbiamo scritto un film che ha per protagonisti non solo due uomini, ma due fratelli di etnia Hazara. Quindi abbiamo fatto un doppio salto, no, nel buio, perché non solo ci sono dei personaggi maschili, e l'unico personaggio femminile è un'assenza, cioè il personaggio della madre, che è una voce in realtà. Poi noi l'abbiamo costruito come un personaggio, però vive solo attraverso la sua voce. E in più c'era anche un problema, appunto, di sguardo, cioè di raccontare personaggi che appartenevano a un mondo e una cultura diversa con il nostro sguardo. E torniamo allo sguardo, da cui tu sei partito. Sì, anche perché poi, appunto, Giuliana è partita dicendo che nella parola visionaria c'è proprio interno il senso dello sguardo, quindi parleremo soprattutto di quello, cercando ovviamente di
evitare le semplificazioni, però per esempio una cosa che tu dicevi, il mestiere, no? Il mestiere, perché poi uno pensa scrivere, no? Però non è solo scrivere, no? Per cui pensandoti mi immagino con Mazzacurati o con Soldini che parlate, no? Perché anche in qualche modo organizzare una materia, no? E scrivere, no? Per cui mi chiedo, ma rispetto a registi che adesso magari sbaglio perché non li conoscevo personalmente, però non li conosco personalmente, Mazzacurati purtroppo non c'è più, è più facile secondo, cioè in che modo essere donna può aiutare a, se aiuta, a trovare magari dei compromessi, delle strade, diciamo, evitare scontri? Ma guarda, prima no, si parlava della scrittura femminile, così, e io appunto no, dicevo che insomma è una questione di sensibilità. Però leggendo così consigli di scrittura dati da scrittori uomini e da scrittori donne, qui mi sento di fare una piccola differenza, perché i consigli delle scrittrici sono estremamente pratici rispetto a quelli degli scrittori uomini. Cioè ti raccontano con tutte le cose, cioè ti fanno improvvisamente intravedere un paesaggio, uno scenario, no? Che è quello con cui inevitabilmente le donne devono fare i conti. Adesso che tu hai citato Soldini e Mazzacurati, io immediatamente ho avuto l'immagine di mio figlio piccolo, dell'organizzazione di questa tata kazaka che ci aiutava in quel periodo. E in quel periodo io lavoravo contemporaneamente con tutti e due, e con Soldini stavamo scrivendo una commedia, invece con Carlo Mazzacurati La giusta distanza, quindi un film insomma abbastanza drammatico. Però nelle riunioni con Carlo, questa ragazza che si chiamava Bibigul, un bellissimo nome che vuol dire fiore rosso, ci sentiva ridere tantissimo, e invece poi nelle riunioni con Soldini c'era tutto molto più silenzioso, così. E allora a un certo punto aveva evidentemente capito che una cosa era una commedia, e mi ha detto: ma allora con signor Carlo state scrivendo una commedia, e con signor Silvio? No, guarda, è il contrario, perché lì poi interviene appunto il modo di essere, no, di ognuno, e quindi non è così insomma identificabile il genere. E però diciamo che con Soldini lui cercava in qualche modo, cioè a un certo punto dopo aver scritto i primi due film ha incontrato sia sceneggiatori che sceneggiatrici, quindi cercava diciamo una collaborazione diversa con un certo tipo di sensibilità, probabilmente insomma un incontro con un mondo e con un'interiorità, perché poi questa è un'altra questione, no? Cioè l'interiorità, la famosa stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che non è solo un luogo fisico, ma ecco, quella è una conquista insomma che avviene, almeno io la sento ancora come una cosa non del tutto avvenuta. E niente, quindi mi sono un po' persa. Sì, insomma, ecco, lì c'è da lavorare. Quindi non le tate kazake sono importanti. Sì, sì. No, e poi ecco, invece con Mazzacurati è stato diverso, perché lui ha lavorato con tantissimi sceneggiatori, tutti uomini, quindi ho veramente sentito un desiderio molto, molto profondo
non tanto di uno sguardo femminile, perché, ma proprio insomma di qualcosa d'altro. Come tu dicevi, no, io mi sentivo un po' invece all'istituto per geometri, magari, no, dove sei l'unica donna, una sensazione ribaltata rispetto al tuo magistrale. Sì, perché se uno pensa a Mazzoccurati, almeno io fin con cui arrivavo finalista al Solinas, uno dei primi anni in cui c'era il Solinas, era Marrakesh Express. Alla fine, cioè è un film che è forse uno dei film più maschili che esistono, e poi anche diciamo l'idea di certi film proprio all'inizio erano film, poi comunque forse anche grazie appunto al tuo intervento c'è stato uno sguardo un po' ecco, più aperto, insomma, il mondo di un mondo. Anche prima però aveva fatto Un'altra vita, che era un film che aveva insomma un bel personaggio femminile. Sì, anche se per esempio lì in quel film che ti ricordi molto, più il personaggio la Amendola e Orlando, sì. Insomma che sì, sì. No, no, perché l'accento era su e l'accento era indubbiamente su di loro, sì. Perché tra l'altro ammetto che è stata un'ispirazione per un film che poi ho scritto io, per cui diciamo non ho nessun problema ad ammettere. Ovviamente questo è solo per scaldare un po' la situazione. Io poi diciamo, sono tutti discorsi che più o meno poi a un certo punto ci ritroveremo a integrare e a approfondire con. Monica Rametta, di Monica vorrei anche con Monica ci conosciamo da tantissimo tempo, di Monica vorrei ricordare però una cosa che, perché adesso Monica scrive tantissime cose, scrive per la televisione, adesso l'ultima è andata in onda ieri sera, Mentre ero via. scusate, l'anzianità mi gioca brutti scherzi, Mentre ero via, che è un grandissimo successo di Rai 1 e tante cose che posso enumerare, ma le enumererò dopo perché mi servono per un altro discorso. Però ci tengo, perché è un nome che non viene ricordato molto spesso, ma per me è una persona che io ho conosciuto molto poco, perché poi faceva parte del gruppo di amici con cui sono arrivato a Roma una ventina di anni fa, però è una persona che il cui cinema ho amato molto, e che è Corso Salani. Corso Salani l'abbiamo perso molto presto, però è stato un cineasta, non saprei nemmeno come definirlo, perché insomma è stato un attore, ricordo Il Muro di Gomma, che è stato protagonista del Muro di Gomma, ma anche e soprattutto un regista che ha fatto dei film molto particolari, che forse sarebbe anche il caso di riscoprire dopo tanti anni che non c'è. E Monica è stata la sceneggiatrice dei film di Corso Salani, e io l'ho conosciuta in quel periodo lì perché appunto frequentavo più o meno quella cerchia. Però poi appunto Monica ha scritto anche altre cose, e la cosa di cui vorrei parlare con lei è il discorso, diciamo che è una parola che potrebbe essere magari anche brutta, ma esiste l'ecletismo. Cioè esistono degli autori che riescono a fare cose, generi molto diversi, a scrivere generi molto diversi. Allora se io elencassi telefilmografia di Monica, troveremmo Tutti pazzi per amore, per esempio, che è diciamo l'unico esempio di commedia musicale romantica della televisione, della narrazione seriale televisiva italiana, preciso musicale, perché poi commedie romantiche ne abbiamo avute, ma musicale, io mi ricordo che quando la prima puntata di Tutti i pazzi per amore, quando a un certo punto cominciano a cantare, io dissi, vabbè, è meraviglioso, è bellissimo, mi ricordo Emilio Solfrizzi che era felicissimo di questa cosa, perché poi il segreto, cioè l'ambizione segreta di Emilio è sempre stata quella di andare a Sanremo, adesso posso dire tanto, e quindi la possibilità di poter cantare per lui era meravigliosa. Ma appunto poi ci sono Mentre ero via, che diciamo è un melò mystery, diciamo, thriller, un thriller, Sorelle, Sirene, che è come dire in qualche modo un po' un'evoluzione, diciamo con un'incursione nel fantasy di Tutti i pazzi per amore, Io sono Mia, che è un biopic su Mia Martini,
che forse meriterebbe un panel, diciamo, nel modo in cui appunto è stato affrontato un personaggio non solo femminile, ma anche, come sappiamo, vittima di una forma di bullismo molto particolare, ma molto pesante, che purtroppo non si è esaurito. Quindi con Monica vorrei capire se la capacità di affrontare questi generi così diversi la ritieni come un portato del famoso sguardo femminile, o se invece pensi che sia poi una cosa che, diciamo, dovrebbero in qualche modo avere tutti quelli che fanno questo mestiere. Posso aggiungere una cosa, perché il merito di Monica è anche stato quello di veicolare contenuti importanti in una rete, perché ad esempio con Tutti pazzi per amore si parlava di coming out, quindi insomma è comunque un merito. Grazie, grazie mille. No, intanto ti volevo ringraziare per aver citato e ricordato Corso Salani, che è stato una persona molto importante per me, è stato il mio primo regista, un grande amico, e con lui abbiamo cominciato, insomma, insieme. E curiosamente, posso dire, se guardo un po' la mia carriera così un po' estesa, ci sono stati due uomini per me importanti, uno appunto è stato Corso Salani e l'altro è stato Ivan Cotroneo, che è l'altro, diciamo, il mio socio, cosceneggiatore e anche grande amico. E tutte e due, sia Corso, con cui abbiamo fatto un tipo di cinema assolutamente indipendente, assolutamente libero, assolutamente, insomma, che molto diverso da quello che poi ho fatto dopo, ma anche Ivan, sono tutti e due degli autori e degli uomini che hanno uno sguardo molto femminile e hanno un'attenzione. Corso aveva un'attenzione pazzesca per tutti i personaggi femminili. Nei suoi film la protagonista è sempre una donna, e quindi io ho lavorato con lui in qualche modo conoscendo sia le sue così fisime, le sue fissazioni, le sue fantasie, in qualche modo cercando di tradurle. E anche con Ivan, anche se in modo chiaramente diverso, perché i mezzi sono diversi, perché i tempi sono diversi e perché lui è comunque differente da Corso, però anche con Ivan nel nostro lavoro abbiamo sempre messo al centro una donna, un personaggio femminile. Ecco, forse io credo che sia questa la cosa, rispetto così, insomma, al discorso che facevamo prima del se esiste o meno uno sguardo femminile. Chiaramente esiste, ma esiste la volontà, la voglia di mettere al centro del nostro racconto, di quello che raccontiamo, una donna che non è più diciamo una coprotagonista, non è una moglie di, amante di, no, diventa la protagonista, diventa la donna che porta avanti la storia, la donna che quindi può essere, come diceva Jane Campion meravigliosamente prima, una donna ribelle, una donna magari anche cattiva, perché forse sì, è arrivato il momento anche di raccontare questo tipo di donne. E, però appunto che sia, come dire, centrale nel racconto. Il mio lavoro in televisione è stato sicuramente un lavoro che ha attraversato in questi anni appunto vari generi. Io non lo so se io veramente non so rispondere se è una capacità che io ho scoperto di avere, quella di appunto poi di riuscire a misurarmi, diciamo, con vari generi. A me la cosa, personalmente, insomma, la cosa che mi muove quando accetto di fare un lavoro, quando mi viene in mente una storia, chiaramente parte dall'interesse, dalla voglia di raccontare. Io penso che la voglia di raccontare, e appunto è la voglia di raccontare
in qualche modo, come dire, femminile le storie ci sia, esista, cioè, e possa essere declinata in vari generi. Penso che questo sia, come dire, una cosa molto interessante da fare. Non è detto che appunto in quanto donna io posso scrivere commedie romantiche, però invece non posso scrivere thriller come Maddalena Ravagli per l'appunto è una delle sceneggiatrici di Gomorra, quindi il massimo della, del maschile, non so. Ma tu c'hai questa cosa che per esempio capita a me, che se ti chiedono un genere che non hai mai fatto ti viene voglia di farlo? Oh, oh. No, io in genere scappo, la mia prima cosa è dire no, non sono capace, in genere è questo, poi piano piano non mi metto... Non c'hai questa incoscienza? No, diciamo. No, no, tutt'altro, poi c'ho Ivan che in genere mi traina e quindi io dico vabbè, proviamo a fare pure questo, però insomma è sempre un po', io ho sempre un po' di timore e di paura. Comunque no, la cosa dello sguardo femminile secondo me è capitato, credo, a tutte quante noi, cioè il lavoro... all'inizio perlomeno veramente l'ho preso grazie a questo, cioè grazie al fatto che serve uno sguardo femminile, per cui ti chiamano perché appunto c'è bisogno di scrivere qualche cosa che abbia una così appunto un famoso sguardo femminile. Senti, a proposito, mi collego a quello anche, cioè, che hai citato anche tu di Gian Campio, come è stato lavorare su Mia? Cioè questo personaggio è come se la descrivessimo, corrisponde quasi alla descrizione che ha fatto Jane Campion dei personaggi femminili, no? Mm-hmm. Cioè, che difficoltà hai avuto, cioè, rispetto all'affrontare un personaggio che forse anche semplicemente parlarne era considerato tabù? Ma guarda, è stato un lavoro meraviglioso, nel senso che io ho proprio scoperto una donna. Cosa che non capita tanto facilmente. Prima conoscevo la cantante, mi piaceva molto, conoscevo le sue canzoni, la seguivo, ero diciamo sua fan, però non la conoscevo, quindi è iniziato un lavoro come persona, come donna, peraltro purtroppo non l'ho mai conosciuta, l'ho vista in concerto ma non l'ho mai conosciuta, e quindi ho avuto per fortuna un sacco di tempo per fare questo progetto, perché non è stato proprio facilissimo metterlo in piedi, e quindi da una parte sono stata fortunata, cosa che insomma, magari in genere non c'è mai tutto questo tempo. Io ho iniziato nel 2015, quindi ho cominciato a fare delle ricerche, ho cominciato a parlare con le persone che la conoscevano, era ancora vivo il padre, con una sua amica, insomma ho sentito tantissimo la sua musica, ho letto dei libri brutti che c'erano su di lei, però insomma, come dire, ho fatto proprio, mi sono un po' immersa in quel mondo, sì, esatto, e poi piano piano ho cominciato a conoscerla. È stata la prima volta per me, perché non avevo, intanto ero da sola, quindi è stato un esperimento, e poi è stata la prima volta che mi trovavo così a confrontarmi con una persona esistente, per cui chiaramente con dei paletti, ce ne sono stati tantissimi di paletti, e la cosa appunto forse questa è stata la cosa più difficile, cioè districarsi da tutti i vari paletti che c'erano, che erano dati dalle persone viventi, dalle persone che l'avevano conosciuta, dalle persone che l'avevano amata oppure non amata. Però mi sono concentrata su quello che mi sembrava effettivamente la cosa più interessante da raccontare, cioè quello che le è successo e che forse appunto non tutti e non, ma nemmeno io sapevo così bene, cioè tutto quello che lei ha subito, la sua discriminazione che le è stata fatta, è stato un mobbing vero e proprio. E da quello che così insomma è venuto fuori anche studiandola, conoscendola, penso che una grossa responsabilità di tutto quello che le è successo sia proprio dovuta al fatto che era una donna, ed era una donna di carattere, era una donna anche forse non simpatica come primo, così insomma, come di primo acchitto, era una donna molto esigente sul lavoro, che voleva dire la sua, che non faceva
compromessi con le case discografiche, cioè non aveva delle difficoltà proprio. Questa cosa secondo me l'ha pagata perché in quel modo, l'ha pagata nel modo peggiore, insomma, chiaramente, però appunto veramente andandoci dentro credo che sia proprio successo questo, cioè sia stata veramente massacrata perché non riusciva ad aderire a quel tipo, a quel modello di donna che in quell'epoca andava. Inclusiva una cosa, tu sei riesci a raccontare nel mainstream, ora spero che tu non ti offenda perché a me quando mi dicono che fai il mainstream sono anche contento, però a volte ho avuto anche sguardi truci da persone che magari appunto facevano. Però come riesci nel mainstream, no, a invece portare personaggi che io trovo bellissimi come quello della protagonista di Non dirlo al mio capo, per esempio, no? Cioè che è un personaggio che apparentemente sembrerebbe, per tipo di genere in cui è inserito, potrebbe essere un personaggio stereotipato, ma invece riuscite, diciamo, nel lavoro a renderlo molto, molto bello, molto vero, soprattutto. No? E questo, per esempio, accade anche in Che Dio ci aiuti, no? Che è un'altra cosa che scrivi, un'altra serie che scrivi tu. Allora, ecco, partendo però tu anche come quasi tutte, cioè l'unico punto in comune tra di voi è che Elena ha scritto una puntata, credo, di Tutti i pazzi per amore. Sono riuscito clamorosamente a trovare questo punto in comune. Sì, è anche venuto il mio matrimonio a Las Vegas, quindi ne abbiamo parecchi di punti in comune, però. Allora, ecco, sì, diciamo, quello che mi interesserebbe capire è come, diciamo, riesci a trovare questo equilibrio tra, diciamo, i serie di grandissimo successo in generi che sono anche molto, appunto, con la commedia romantica, eccetera, e però personaggi che riescono ad essere sempre molto veri, molto, molto interessanti, molto forti. La risposta sarebbe boh. No, adesso pensavo, mentre mi sono seduta qua, ovviamente sempre in ritardo, che c'è questa scena molto divertente in una serie che si chiama Fleabag, che non so se avete visto, è molto divertente, quindi vedetela. E ci sono queste due sorelle molto diverse tra loro, hanno perso la madre, il padre è fondamentalmente uno stronzo, che l'unica cosa che fa è mandargli continuamente degli inviti per incontri femministi. E loro vanno sempre a questi incontri da quando sono ragazzine. E ad uno di questi arriva questa fantastica signora, 65enne, molto intelligente, molto profonda, molto, che dice: no, toglietemi un dubbio perché mi è venuta proprio un'angoscia questa mattina. Quante di voi qua dentro rinuncerebbero a 5 anni di vita per un corpo perfetto? E loro due alzano la mano e l'alzerei anch'io, lo dico. Vabbè, questo era per dire che si fanno personaggi quanto il più possibile non stereotipati e quanto il più possibile sfaccettati, se ci si conosce molto bene e se si cerca di conoscere molto bene l'altro. Io non credo che esista uno sguardo femminile in sé, credo che esista lo sguardo di chi scrive, e lo sguardo di chi scrive parla fondamentalmente di se stesso e del mondo che lo circonda, dei propri desideri, delle proprie amiche, delle proprie sorelle, dei propri... Io sono una gigantesca amante delle donne, lavoro fondamentalmente con le donne perché mi piace tantissimo lavorare con le donne. E penso che una delle caratteristiche delle donne sia l'autoronia, grandissima, l'autoronia, grandissima. E quindi i miei personaggi, anche quando sono suore, io sono sposata a Las Vegas, quindi non sapevo cosa fosse una suora, quindi diciamo non sono caratterizzati dall'essere pieni di difetti, autoironici, diciamo consapevoli del fatto che fanno mediamente cagare, e quindi questa cosa qua aiuta a raccontare nel mainstream, che io trovo una parola meravigliosa perché significa arrivare a 6-7 milioni di persone che stanno... Io un anno sono andata a casa di questi miei amici che sono di Los Angeles, e il marito scrive Dexter, e quindi vado nella writer's room, no, ma anche lei è una sceneggiatrice. Di cosa parla la tua serie?
è di una suora che indaga e me lo guardano tipo, oh mio Dio, che cavolo sei te. Vabbè, però tutto questo era per dire che Dexter fa 2 milioni di telespettatori, che Dio ci aiuti ne fa 6. Quindi quella roba lì di poter arrivare a tantissima gente e di non essere banali quando parli, perché l'importante, io lo dico sempre, non è cosa racconti ma come. Cosa dici quando parli? Perché io posso anche parlare di caffè, ma se quando parlo di caffè lo dico in maniera... Io mi ricordo il mio primo tema, la mia maestra era su un gatto e usai molte parole per descrivere questo gatto, quasi tutte sbagliate ortograficamente, ma la mia maestra disse a mia madre, io non la correggo, perché sennò questa smette di usare queste insensate parole per descrivere un gatto, e io credo che questo sia un bene, quindi o diventerà pazza o una scrittrice, ho tentato di diventare una scrittrice sempre tendente al pazzo. Coniugando le due cose. Mettendole insieme. Molto bene. Ma quindi tu diresti che, perché mi ha colpito molto quando hai detto, da una parte conoscersi, no? Dall'altra però anche aprirsi, no? E quindi che poi appunto è una cosa che forse contraddistingue il nostro mestiere, no? Cioè nel senso che se noi parlassimo soltanto di quello che conosciamo sarebbe un orizzonte abbastanza ristretto, però insomma se ci apriamo, cioè anche a cose, cioè dagli azzari di Doriana ai generi che non si conoscono. Alla suora che va sicuro io conoscevo meno degli azzari. e quindi forse la curiosità è una delle cose che poi magari ci può salvare, maschi o femmine che siamo, diciamo. Sì, stavo lavorando con Francesca Archibugi, e con Monica tra l'altro anche, e un giorno facevamo una riunione, vabbè, su questo personaggio femminile, e a un certo punto io le dico, guarda, secondo me Francesca, questo personaggio ha delle caratteristiche simili ad un altro che abbiamo già fatto, perché è ricca, è un po' pazza, un po' sofisticata, è un po' snob, e lei mi fa, sì, ho capito Elna, però se non parlo di ricche e sofisticate mi rompo il cazzo. Mi sembra una visione interessante, perché poi però d'altro canto, essendo lei invece una molto curiosa, in realtà dice questo ma poi si sforza di fare altro. Nel senso che io credo che il bello del nostro lavoro è che cambiamo continuamente punto di vista, rimanendo noi stessi. Cioè io mi ricordo quando ho fatto una serie con Marco Turco e Alessandro Sermoneta su Basaglia e sull'apertura delle porte del manicomio, siamo stati, erano tempi felici in cui ci si preparava per tanto tempo, siamo stati 6 mesi a studiare, a parlare, a incontrare e a vivere l'esperienza, diciamo, manicomiale, ma anche diciamo di infermieri, medici, famiglia Basaglia, che poi ho frequentato per un sacco di tempo, e tu quei 6 mesi sai tutto, cioè tutto, mondi che non avresti mai conosciuto, persone che non avresti mai incontrato, finito, non c'è più. Adesso ho scritto una serie sulla finanza, cioè la finanza, e per un lungo periodo ho capito cosa significasse shortare, non me lo ricordo già più, però diciamo so cos'è un elettroshock, so cos'è shortare, che mi sembra tanta roba, cioè, sono molto fortunata, ecco, forse non darei, ecco, darei 5 anni di vita per un corpo perfetto, ma non li darei per perdere il mio lavoro, ecco.